Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, realizzata nel centro video di Palazzo Cesaroni. Questo è il primo numero dopo la pausa estiva. E affrontiamo il mese di settembre, la trasmissione va in onda proprio nel, nell'immediatezza che precede la nuova riunione dell'Assemblea legislativa, la prima di settembre. Oggi noi siamo qui in studio con i due consiglieri regionali che. Vi presento a cominciare dal primo alla mia sinistra, ovvero sia Valerio Mancini, buonasera Lega buonasera. Nord eh, ed anche vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Accanto a lui Giuseppe Biancarelli che invece rappresenta eh, la eh, maggioranza non PD, la sua lista Umbria più uguale. Adesso darò al pubblico i primi minuti eh, per capire chi siete, anche a voi di relazionarvi con la nostra audience. Come sapete il punto viene trasmesso su tutte le televisioni locali della regione e poi naturalmente la rete a partire da YouTube amplifica ancora quanto viene detto nel nostro settimanale di approfondimento. Non rubo altro spazio, parto da Giuseppe Biancarelli, oltre che consigliere regionale investito di un ruolo importante, presidente della seconda commissione eh, consigliare. Eh, scheda biografica velocissima di Giuseppe Biancarelli al suo primo mandato in Consiglio regionale, nativo di Gubbio, laureato scienze bancarie, ma leggo nella scheda imprenditore agricolo, giusto questa è la professione che faceva prima di diventare il presidente della seconda commissione consigliare, perché adesso molto tempo glielo porterà via questo incarico istituzionale. E parto da lei anche perché a mia memoria è inusuale che un rappresentante del centro-sinistra, tra le primissime cose, abbia anche chiesto una mozione per chiedere all'ufficio di presidenza di approvare una delibera che riduca il trattamento economico dei consiglieri. Questo non può non avere colpito l'opinione pubblica. So che non sono l'unico a volerle fare questa domanda. Partirei da qui per eh, presentare Biancarelli ai nostri telespettatori. Beh, eh... Era stato un tema della nostra lista, Umbria più uguale, che raccoglie Movimento civico Umbro di centrosinistra e forze del, del centrosinistra di governo come sinistra ecologia libertà e sinistra europea. Era stato un tema della nostra campagna elettorale, un tema della mia campagna elettorale perché mi ero ritagliato un piccolo programmino personale e l'avevo messo al primo punto non perché quantitativamente dalla riduzione dei compensi e eh, degli appannaggi della politica si possa mh, risolvere i problemi dell'Umbria, però come una scelta no? eh, di costume e di sobrietà eh, nell'esercizio nell della, della funzione politica. L'ho immediatamente riproposta appena eletto. Sono un figlio del popolo, quindi come tutti, ma anche come Valerio, eh, come tutte le persone normali, eh, siamo abituati al denaro, il, il valore che ha, e trovare per i primi 20 giorni 5.400 euro, mese di giugno, erano soltanto 20 giorni, e gli altri mesi 9.000 euro, mi sembra un po' tanto, lungi da me qualunque forma di populismo. Io non sono per il populismo, anzi lo combatto. Eh, lungi da me l'idea che la politica possa essere appannaggio soltanto di chi ha già dei suoi eh, mezzi personali per poterla esercitare, però credo che dare un segnale sia una buona cosa, perché si può esercitare dignitosamente l'attività la, politica anche con meno. C'è tanta gente che soffre, io credo che a me, ma anche a Valerio, tutti i giorni quando torniamo a casa ci vengono a trovare persone che sono in difficoltà. Che magari la difficoltà consiste anche, scusa, mi sono arrivati 150 euro di bolletta della luce e non so come pagarla. Cioè, quindi questa è una difficoltà, c'è una povertà dilagante. Quindi credo che dobbiamo dare questo segno. Su questo concludo dicendo due cose. Primo. Il vescovo di Assisi, che è una cattedra nel mondo cattolico autorevolissima non solo in Umbria, non solo in Italia, era intervenuto in campagna elettorale dicendo fate, date un segnale anche su, non soltanto su questo ma anche su questo. Seconda cosa, l'iniziativa che ho preso ha, fatto, ha avuto una risonanza enorme al di là di, di quello che avevo fatto io. Eh, mi sono ritrovato su testate nazionali, a prima pagina dei giornali, di tutti i giornali dell'Umbria per diversi giorni, la rete, eccetera. È un nervo scoperto e la politica deve dare il buon esempio. Non voglio fare né populismo né... Cioè, la politica deve, per essere esercitata in autonomia ha bisogno anche di essere pagata in una maniera giusta. 9.000 euro mi sembrano tanti. Non sono pentito di averle fatto questa domanda, sempre a beneficio di chi ci ascolta perché è, è importante anche conoscere i propri rappresentanti. Anche Valerio Mancini è alla prima consigliatura, la prima volta eletto consigliere regionale con la Lega Nord, tra l'altro un partito che ha riscosso la percentuale di voti più forti della coalizione di centrodestra e non a caso ha piazzato non uno ma due propri rappresentanti. Eh, poi anche vicepresidente di questa assemblea legislativa, proprio per la parte che riguarda l'opposizione e anche per Valerio Mancini, questa è la prima volta a il punto. Valerio eh, Mancini nella sua scheda leggo nato a Monte Santa Maria Tiberina, quindi esatto. provincia di Perugia, sì. lavora nel terziario commerciale, eh, lo avevamo già sentito, sì. quindi eh, viene dal mondo del lavoro, continuerà anche a lavorare. E adesso questo importante incarico però dentro eh, l'Assemblea legislativa, quello di vicepresidente. Eh, Mancini, eh, la Lega ha fatto già un'apparizione, non è la prima volta nella storia diciamo, che la Lega mette un piede, questa volta ne avete messi quattro però, dentro l'Aula. Eh, il eh, successo, il che vuol dire che tante persone, migliaia di persone vi hanno votato, i vostri non sono numeri da, da piccoli accessi e, e c'è quindi dietro una corrente una, che voi naturalmente politicamente rappresentate. Allora che cosa porterà la Lega Nord e Valerio Mancini all'interno di quest'Aula? Beh, allora come ovviamente eh, si percepisce già fuori, il programma della Lega Nord è organico eh, nella... Nel Consiglio insieme a tutte le altre forze politiche che hanno costituito con il candidato Ricci Presidente il programma eh, amministrativo oh, della regione. Di fatto questo programma lo vogliamo comunque conservare, nel senso che non è finita la campagna elettorale. Da questo passaggio noi, quindi le nostre proposte che lo erano diventano proposte dentro il Consiglio. La nostra è una opposizione, o se vogliamo dire, una proposta politica di minoranza ricordato da tutti, dalla Lega e anche dal sottoscritto. Proposta, vogliamo proporre alla signora Marini, alla Giunta, quindi proporlo nell'Assemblea legislativa: quali sono le nostre idee di amministrazione in Umbra per i prossimi anni. Lo abbiamo già fatto eh, smentendo anche l'altro giorno nei giornali che la Lega è muta, questa è una polemica sterile che è rivolta più che mai, lo sanno benissimo tutti i membri delle commissioni che la Lega con i suoi due consiglieri è stata non presente di più, il sottoscritto ha partecipato a tutte le commissioni come il mio collega Emanuele Fiorini, ovviamente con il nostro portavoce Claudio Ricci che è in piena assonanza con eh, le altre forze politiche, parlo di Raffaele Nevi, e Marco Squarta e Sergio De Vincenzi Abbiamo prodotto questo numero di documenti, questo per ricordare che sono tutte mozioni e proposte di legge molto interessanti che erano nel programma del Centrodestra. Quindi ci sono le, le peculiarità, le specificità della Lega, che quelle verranno ovviamente rimarcate da ogni singolo consigliere, e già ci sono delle proposte interessanti. Ma le dico qui, a beneficio di tutti gli ascoltatori, la proposta del centrodestra va avanti compatta per ottenere che quello che si è cercato di avere per cercare di governare questa regione lo proporremo alla Giunta Marina. Allora, entriamoci nei temi che lei ha presentato già appunto in campagna elettorale e che saranno quindi portati avanti, così avrò l'occasione di sentire poi immediatamente dopo anche Biancarelli su questi temi. Partiamo dal primo perché ne ho evidenziati due o tre importanti, per esempio ASL Unica Regionale, una sola. Ulteriore? Allora, intanto è evidente che eh, con sorpresa credo anche dell'assessore Barberini qualche dirigente sanitario in piena autonomia l'11 di agosto ha deliberato la chiusura della chirurgia eh, dell'ospedale di Assisi. Tutto l'opposto di quello che si diceva noi, cioè i piccoli ospedali piccolo valore. Da, da, diciamo, da mantenere ma eh, diciamo, sviluppare anche come possibilità peculiare considerando che poi Assisi è una città che accoglie 6 milioni di turisti l'anno è secondo me antitetico a ogni logica economica perché comunque si può ricavare all'interno di queste strutture eh, diciamo, mh, aree di intervento proprio medico specialistiche tenendo conto proprio anche di questa affluenza poi è ovvio, il nord insegna, l'Umbria non ha un centro unico di acquisto, lo ha per il 50% delle voci, noi vorremmo arrivare all'80% se non al 100%, avere ovviamente un risparmio economico importantissimo. Si è fatta una mezza riforma, quella del governo Monti, che praticamente si è passato dalle quattro ASD alle due aziende ospedaliere, con risultati ovviamente non soddisfacenti, perché le liste attese lo dimostrano, l'ho ricordato anche nel mio primo intervento in Consiglio regionale. Eh, ho fatto un test, mi sono preso la briga di prenotare delle visite mediche e siamo arrivati all'anno e mezzo a Città di Castello, quindi non va bene. Tra l'altro costringendo per, eh, per avere la lista unica regionale, costringendo a una migrazione interna i pazienti, un grave errore, perché uno se volesse fare. Un attacco dovrebbe, dovrebbe spostarsi anche di 80-90 km, considerando che non tutte le persone e i pazienti sono giovani, non sono in grado di spostarsi agevolmente. Quindi sotto questo aspetto siamo dal nostro punto di vista totalmente eh, esprimiamo totalmente un parere negativo su quello che è la gestione della, della sanità in Umbria. Grazie Valerio Mancini, Giuseppe Biancarelli siamo entrati adesso punto per punto anche su questioni prettamente politiche che affronterete naturalmente in questa sede, sulla sanità umbra. La Lega ha già detto qual è eh, l'idea che porta avanti. Eh, lei facente parte della maggioranza come vede la questione che riguarda questa importante voce dell'attività regionale? Ci sono tre diritti fondamentali eh, delle persone che sono tre diritti costituzionali che in questa fase storica di grande difficoltà eh, potrebbero essere messi in discussione, che sono il diritto che sono beni primari, il lavoro, l'istruzione e la sanità, cioè eh, la cura eh, della persona. In particolare la sanità, in questo momento il diritto costituzionale spesso è, è minacciato, ci sono regioni del, del sud nel quale questo diritto spesso è, è compromesso. Io sono lieto come credo tutti i miei concittadini, di, di stare in Umbria dove esiste un livello accettabile di, di welfare e di tutela della salute. Ma questo non ci esenta dal migliorare. La discussione sulla, sulle ASL, sulle aziende, eccetera, vediamo. Intanto cerchiamo di... Eh, perché le razionalizzazioni sono importanti se portano dei benefici in termini di riduzione di spesa e di maggiore efficienza ed efficacia del sistema. Ma soprattutto vediamo di dare dei servizi eh, alle persone. Vediamo che dobbiamo far sì che certi servizi siano il più vicini alle, alle persone e che quello che è necessario per rispondere ai bisogni venga garantito immediatamente. Le liste d'attesa sulle quali ci stiamo già concentrando e credo che anche il presidente Attilio Solinas, che tra l'altro è un tecnico della terza commissione, stia, su questo si stia anche lui muovendo, lo stesso assessore, eccetera, cioè, le liste d'attesa è spesso uno dei problemi, oltre al costo della prestazione, sul quale il diritto costituzionale spesso non, non, non è pienamente garantito come vorremmo. Ci sono moltissimi margini di miglioramento. Mancini, eh, passano i minuti, allora io vado di palo in frasca cambio argomento. Lei ha presentato anche un'interrogazione in comune, questa volta non con la coalizione, ma col consigliere Gianfranco Chiacchieroni, quindi del Partito Democratico. E riguarda la ferrovia centrale umbra, però leggendo l'atto si capisce che eh, si occupa del piano dei trasporti regionali, quindi è una considerazione su, sui trasporti anche della nostra regione. Allora, io per quanto mi riguarda sono un politico un po' atipico, io anche in Consiglio Comunale di Stato di Castello dove ho avuto un'esperienza triennale, adesso dal mese di settembre mi dimetterò, io ho proposto in molti documenti in sintonia con esponenti della sinistra, quello più importante è quello della scontro alle 45 in Autostrada, alcuni membri ovviamente del mio Consiglio Comunale di Stato di Castello, l'ho fatto anche qui con il Consiglio di Chiacchieroni perché... A Città di Castello questo documento era stato presentato addirittura nel mese di maggio, poi per logiche politiche eh, ovviamente ritardato ad arte, perché ci fu anche un'audizione dell'ingegner Fagioli, come ovviamente mi auguro che avvenga anche qui. E quindi poi abbiamo ottenuto una sottoscrizione univoca di tutto il Consiglio Comunale Tifernate. Perché Tifernate? Perché eh, il mio comprensore, cioè l'Alto Tevere è dalla gestione dell'FCU il più penalizzato, e siamo passati dai 45 minuti per arrivare a Perugia di qualche anno fa alle due ore. Questo dimostra ovviamente che il tema non è né di destra né di sinistra, è un tema sostanziale della, della mala gestione che ha contraddistinto questa importante infrastruttura, ricordiamo che quest'anno ricorre il centenario della sua creazione. Quindi eh, io non ho pregiudizi. Questo dimostra eh, a onore di tutti gli elettori: la Lega non è né di destra né sinistra, è, una, è un movimento politico che cerca le soluzioni, poi se ovviamente le cerca con esponenti destra e sinistra questo può essere di volta in volta stabilito. Ma noi andiamo al, al cuore del problema. Eh, L'FCO di fatto eh, viene fuori da Umbria Mobilità, eh, che poi comunque fa parte sempre dello stesso. Problema, viene fuori da anni di mancata manutenzione, di mancata programmazione, cioè di fatto la politica di centro-sinistra che ha governato 45 anni questa regione, sotto l'aspetto ferroviario, è completamente inefficace, inefficiente e inesistente. Tant'è che anche per quello che sono le cose in venire, quindi l'alta la, velocità, l'Umbria non ha urlato o alzato un dito a Roma, quindi si sta parlando della stazione eh, della mediatura ad altissima velocità. La coalizione di centrodestra e anche ovviamente attraverso il portavoce Claudio Ricci ha espressamente richiamato la necessità che l'alta velocità tocchi l'Umbria in sinergia con l'aeroporto la, eh, di Assisi per creare ovviamente un centro eh, snodale importante sul trasporto. Cosa dire ulteriormente in mobilità? Ricordiamoci intanto di farci ridare i 25 milioni di euro che, le, che la campagna romana ci ha ovviamente privato, perché questi, diciamolo pure, quell'operazione con, con, con il municipio o comunque altre partecipate laziali hanno portato a perdite. Mh, economiche secche per 25 milioni di euro, ora 25 milioni di euro, averli o non averli sono molto importanti, quindi sotto questo aspetto totale critica alla, alla politica dei trasporti ferroviari in Umbria. Non si parla ne, accuratamente eh, neanche della possibilità, perché ricordiamo sempre, abbiamo Spoleto una città bellissima, eh, Assisi, il lago Trasimeno, cioè... Eh, non c'è attenzione né nel senso verticale, ovviamente, pensando alla possibilità attraverso eh, il corridoio nord di mettere l'Umbria in comunicazione con il nord d'Europa e, ovviamente, con il nord Italia, ma neanche un'attenzione in quello che è l'aspetto trasversale della regione. Io ho paura che su questo, in questi ultimi anni, anzi, non ho paura, la certezza è che si sia improvvisato molto. E io credo che ci ritorneremo su questo argomento più volte, adesso però voglio sentire anche Giuseppe Biancarelli perché siamo partiti dalla sanità per arrivare al piano dei trasporti, quindi anche alla questione E45 che era ormai come via libera per l'autostrada, invece mi pare che insomma, stanno sorgendo altre correnti di pensiero. No? Poi sì. quando si cambia anche l'intero asse politico Umbro è chiaro che la, la gente si aspetta una risposta. Il piano dei trasporti è da subito, noi intanto in generale viviamo una fase molto interessante perché l'inizio della legislatura, di questa legislatura o di questa consigliatura coincide con... Eh, un notevole ehm, quantitativo di fatti nuovi della programmazione regionale, dai fondi comunitari, tutti i fondi comunitari partono all'inizio di questa legislatura, è un fatto nuovo. Eh, il piano dei trasporti, e non solo, eh, ce lo troviamo proprio in questi giorni, in queste settimane, all'attenzione, anzi credo che verrà, è già calendarizzato nella commissione seconda che presiedo e ne parleremo entro i primi giorni di settembre. Quindi è un argomento molto, molto importante sul quale dobbiamo ben riflettere, eh, sul quale... Posizioni come questa della E45, anche a seguito dell'incontro avuto eh, con, con il ministro Del Rio eh, dai, dai vertici della regione, dalla Presidente e dal nostro Assessore Chianella. Eh, si sta cambiando un indirizzo per renderlo più compatibile no? con le esigenze della, della nostra regione, soprattutto per quello che riguarda anche lo, il problema dello, dello snodo di Perugia, eccetera. Poi ci sono anche tante ipotesi da approfondire e valutare, questa dell'alta dell velocità, eh, dei collegamenti con Assisi che eh, anche questo, no? eh, con l'imminentissimo Giubileo della Misericordia, ripone... Eh, indetto da, da Papa Francesco per a partire dall'8 dicembre prossimo fino all'8 dicembre eh, del, del 2016 impone no, tutta una logistica che ci farà riflettere molto su questa, non solo dei collegamenti verticali o dei collegamenti verticali che passano lontani dall'Umbria per cui dobbiamo immaginare delle stazioni più possibile, ma anche della logistica trasversale, cioè che dalla Toscana o dall'Adriatico attraversano la nostra regione. E qui credo che i territori. Una cosa molto importante che noi non dobbiamo mai perdere di vista è il rapporto con i comuni. Questo finora non l'abbiamo parlato, ma il rapporto che è il rapporto con i territori, cioè la regione deve essere un ente di programmazione ma anche un ente di grandissima sussidiarietà, ascoltando i territori e dando, compatibilmente col quadro generale, delle risposte eh, compatibili. Se poi qualche barone locale sparisce della politica è anche, è anche un bene. Bene, io volevo allargare ancora il discorso che riguarda la regione, le altre regioni e queste vie di collegamento, perché fra un po' eh, potremmo essere davanti ad un'eventualità che una regione sia diversa, ma che sia una macro regione o una cosa di, eh, un, un agglomerato diciamo, di, di, di più enti. Mm, forse sto correndo troppo, è un'ipotesi in atto, se ne discute, ci sono i favorevoli e ci sono i contrari. Ma se si fanno le macro regioni, comincio da Mancini, portano una loro utilità secondo la Lega Nord o il suo sorriso invece è di scetticismo nei confronti Ma di... Io parto, ovviamente quando si tratterà di, di parlare di politica univoca è ovvio che ci sarà una linea politica nazionale, quando si parla di macro regioni la Lega è stata per prima a parlare di interessi comuni. Eh, che convolgono regioni fra di loro dal punto di vista culturale, economico, complementare o comunque simili. Perché... Ma è anche vero che nel 70 è la Fondazione Agnelli che parla di Padania perché ricordando che in Emilia-Romagna poi e Veneto e Lombardia hanno esigenze simili. Ma se si esige esigenze, esige esigenze si simili, mi faccia finire: esigenze simili, però non vuol dire eh, come si dice sciogliersi, perché io ho sempre. la storia insegna che i comuni dell'Umbria hanno avuto un bellissimo sviluppo economico storico quando sono stati da soli. Quindi il popolo umbro caratterialmente non è un popolo mh, che ovviamente si amalgama bene, ha un bel carattere. Io su questo tendo sempre, è anche un carattere dal punto di vista produttivo, qui lo voglio ricordare ulteriormente ai cittadini. Quando la piccola Umbria contribuisce per un miliardo e cento al saldo nazionale del Fondo di Solidarietà, eh, che ammonta a 100 miliardi, in pieno onore insieme alle, alle regioni più importanti del nord, e gli Umbri sviluppano queste fonti della CGA di Mestre contribuisce con un saldo attivo di 1.200, quindi fate i conti, un miliardo diviso gli 840.000 abitanti è quello che succede. I 92 comuni dell'Umbria hanno il dovere e il diritto di essere rappresentati da un ente, secondo me, regionale, che forse in un contesto come si dice, toscano e marchigiano perderebbe, eh, perderebbe un po' di potenza, un po' di carattere. Io dico semplicemente si può essere insieme nei progetti che ci uniscono, ma ognuno con le sue peculiarità. Ma non è per una questione proprio di indipendentismo, è una questione anche di giustizia, come si dice, fiscale. Gli Umbri è una delle regioni che comunque fiscalmente corrisponde più ai suoi doveri. Quindi vuol dire che se il centro di spesa delle tasse dei cittadini è molto più vicino al controllo, quindi prossimo ai cittadini, abbiamo una migliore efficienza o perlomeno i cittadini possono esprimere un giudizio in modo più agevole. Su è il vero concetto di federalismo. io ricordo che la, la piccola Svizzera si esprime con nove cantoni quindi tutti piccolissimi eppure tutti efficienti non vuol dire essere piccolo non vuol dire essere efficienti vuol dire secondo me l'incontrario esattamente il contrario su questa è una posizione diciamo forse un po' sfaccettata ma di cui penso di avere qualche sostenitore è sì. importante appunto <coughs> sapere anche quali sono le vostre idee in merito su questi temi Biancarelli <coughs> nel vedere che mancano solo tre minuti eh, C'è anche un'altra domanda specifica per lei. Lei una delle primissime cose che ha pensato è di eh, rivedere la questione del gasdotto. Ora, eh, questa è una questione che inquieta un po' parecchi cittadini di parecchie zone, quindi ci sono interessi trasversali dietro. Un gasdotto che attraverserebbe non l'Umbria, ma insomma quasi tutta l'Italia, il gasdotto Brindisi Minerbio. Allora, che fa, che fa l'Umbria? Più che. Rivedere ho richiamato l'attenzione su delle decisioni già prese da, dal Consiglio regionale dell'Umbria. Il Consiglio regionale dell'Umbria in due occasioni, nel 2012 e una abbastanza recente nel 2014, anzi mi sembra che sia del settembre scorso, ha espresso, non ha detto di essere contraria al gasdotto, la Regione dell'Umbria ha detto di essere contraria a quel, a quel tracciato. Tra l'altro conoscendo una buona parte del, del percorso del tracciato che attraversa l'Umbria, dove addirittura su faglie, su possibili interessate da possibili terremoti no? si va a prevedere un gasdotto con quello che abbiamo già visto in Abruzzo, eh, lascia Lascia molto perplessi. Quindi ho richiamato molto l'attenzione molto e questo un po' ci richiama anche altri temi no? sul nuovo regionalismo, su queste cose. Io credo che ovviamente ci sono delle decisioni da prendere che non che sfuggono necessariamente al controllo delle regioni, però il sistema va riorganizzato. Ma lo schema non può essere quello delle province, deve essere una sussidiarietà vera, vicina ai cittadini e non si può pensare che togliendo solo magari qualche ente o qualche consiglio regionale si risolvono i problemi. I problemi devono essere risolti guardando all'efficacia complessiva di quello che si vuole salvaguardare. Sul gasdotto, credo che ci opporremo con forza a questo tracciato. Nell'ultimo minuto, Mancini, sul gasdotto, la Lega che dice. Allora, Chiudiamo qui c'è stata una sulla la posizione del gasdotto. Io ho fatto una polemica in consiglio comunale a Città di Castello che ovviamente approfitto di farla anche qui. La, la regione dice sì, alle 45 in autostrada, quindi con un allargamento della sede di circa 6 metri per lato. Quindi un'opera non solo che interessa l'Umbria, ma interessa dal punto di vista ambientale tantissime regioni, compreso ovviamente la Mia Romagna, Veneto, Lazio, eccetera. Quindi, considerandola utile. E poi iniziano a fare i problemi le, le varie amministrazioni su un gasdotto che inizialmente interessa una sede importante, ma poi si può richiudere, quindi si, si ha la riforestazione, chiamiamola così. È evidente che se è una cosa è impattante, quindi un gasdotto impattante, a maggior ragione l'OL-45. Io su questa, diciamo. Grave conflittualità di, 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 di numerica di tracciato di impatto ambientale. Ho ampiamente espresso il mio parere, diciamo simpatico in Consiglio Comunale. Quindi il gasdotto si fa se serve, non le 45 che già esiste ecco, in autostrada. Quindi su questo punto siamo ben chiari: le 45 esiste, il gasdotto no. Credo che a mia memoria i tecnici in studio potranno confermare la prima volta che chiudiamo puntualissimi. Quindi vi faccio i complimenti perché è la prima volta che prendete parte alla nostra trasmissione. Tempo scaduto però ringrazio Giuseppe Biancarelli, consigliere regionale ma anche presidente di seconda commissione e ha già anticipato un po' quelli che saranno, quelli che saranno i suoi lavori. Di quella commissione fa parte anche Valerio Mancini che ha rappresentato qui la Lega Nord e che è anche il vicepresidente di questa nuova assemblea legislativa. Grazie a tutti voi per averci seguiti. Appuntamento alla prossima settimana.